Allora, ciao a tutti, da Graziella, E Raffaele. regista. Allora, facciamo gli gnocchi di patate. Allora, innanzitutto diciamo che gli gnocchi si fanno con solo due ingredienti: le patate bollite, mi raccomando, che devono essere fredde, e la farina. La farina deve essere una farina debole 00 perché non deve avere molto glutine. Allora, adesso vi dico tutto. Gli ingredienti li trovate nel link sopra alla diretta, cliccando leggete gli ingredienti. Comunque ve li dico: 500 g di patate e 150 g di farina. Sono le patate fredde. Mi raccomando, devono essere fredde perché se sono calde assorbono troppa farina e poi sarete costretti ad aggiungere sempre più patate e poi avrete degli gnocchi duri. Allora, aggiungiamo la farina poca alla volta perché vedremo quella che sarà necessaria. Allora, che patate si utilizzano per fare gli gnocchi? Io ho utilizzato le patate che avevo in casa, però si utilizzano di solito le patate, diciamo vecchie, nel senso che non devono essere raccolte da poco perché hanno meno acqua. Alcuni utilizzano le patate rosse, io utilizzo quelle che ho e devo dire la verità, mi trovo bene. Adesso vediamo insieme la consistenza dell'impasto. L'impasto com'è? Non è bianco perché non è ricco di farina, ma è tendente, diciamo, al giallino perché prevale il peso delle patate. È pronto. Io sto lasciando questa farina dai 150 grammi che avevo pesato perché le mie patate erano molto asciutte ed erano soprattutto fredde. Allora, ora trasferisco l'impasto sul piano da lavoro. Un altro segreto per avere dei buoni gnocchi è non lavorare molto l'impasto, così non facciamo uscire il glutine dalla farina e gli gnocchi sono morbidi. Io negli gnocchi aggiungo un cucchiaio di parmigiano, abbondante, grattugiato. Non è un problema, lo posso aggiungere adesso, che mi sono ricordata mentre parlavo delle uova. Questo è il mio ingrediente, diciamo segreto, ma vedo che in molti lo fanno. Per i vegani non lo aggiungete, i vegetariani sì. I celiaci, gli gnocchi per i celiaci. Allora, per i celiaci usate la farina di riso. Se vedete che l'impasto non riuscite, che non riuscite a compattare l'impasto, aggiungete un uovo sbattuto, sbattete un uovo e aggiungete poco alla volta un po' di uovo. Non aggiungete tutto l'uovo insieme, forse ne sarà necessario, forse no. Dipenderà sempre dalle patate, però li potete fare anche voi celiaci con la farina di riso. Ok, ho aggiunto il parmigiano. C'è un pezzettino di buccia. Ecco qua, gli gnocchi sono pronti. Io utilizzo la semola rimacinata per spolverare il mio piano da lavoro. Ed ecco gli gnocchi. Vedete la consistenza? È morbida, però non si appiccica alle mani. Prepariamo insieme gli gnocchi e vediamo come li dobbiamo realizzare. Allora, ripetiamo, abbiamo utilizzato patate fredde 500 grammi e 150 grammi di farina scarsa e poi un cucchiaio abbondante di parmigiano, se volete. Se non volete, no, per gli intolleranti al lattosio, no. Io sto parlando a tutti, non parlo solo a noi che non abbiamo intolleranze, che non siamo vegani o vegetariani. Allora, aspettiamo un attimo che l'impasto si amalgama, però noi comunque iniziamo. Prendo un pezzetto di impasto, si vede? E facciamo un rotolino. Questo è il nostro filoncino. Mettiamo un po' di farina sugli gagnocchi, li tagliamo della dimensione che preferiamo. Devo spostare questo? Li tagliamo della dimensione che preferiamo. Li sto facendo piuttosto grandi per farvi vedere bene la realizzazione. Prendiamo lo Il gnocco tocchetto. e lo righiamo così e lo mettiamo qui. Wow. Mettiamo un po' di semola rimacinata e lo mettiamo qui. Ne ho rigate. E gli gnocchi sono rigati, però c'è anche chi li lascia così, Lisce. si lisce. Lo tocchetto. E mettiamo. Aspetta, questo che è il mutone. E li mettiamo. Io li sto facendo grandi, ripeto, perché
per farvi vedere bene, però voi li potete fare piccolissimi della dimensione che volete, potete fare anche le chicche di patate, adesso ve le faccio vedere. Questi sono gli gnocchi. Allora, qualcuno può dire, ma io ho paura che poi quando li vado a cucinare i miei gnocchi si spappolano nell'acqua oppure sono duri. Niente paura, facciamo la prova. Se voi avete paura, avete un pranzo, una cosa importante, perché ridi, regista? Il poco. Vabbè, Ah, tanto oggi ho bruciato tutto cosa perché ho bella, fuoco anche la cosa casa. bolle in pentola? Allora, facciamo L'acqua. la prova con due gnocchi. Vieni. Attenzione, ancora schizza l'acqua. Eccolo. E vediamo, si spappolano o rimangono interi. Se si spappolano, aggiungete farina, altrimenti no. E così si vede dentro la pentola. Questo è un piccolo consiglio che io vi do per restare tranquilli quando avete ospiti e quando volete fare belle figure. E poi magari al momento che andate a cuocere gli gnocchi vi succede che si spappolano. Invece, vedete? Vieni. Buongiorno. Rimani qui fin quando non salgo una gala, per favore. Vedi? Ecco qua. Galleggia. Galleggia. Lo gnocco è pronto. Magia. Si vede bene? Morbidissimo. È pronto. E quindi il nostro impasto è perfetto. Possiamo continuare a fare gli gnocchi. Allora, invece le chicche sono queste. Facciamo piccole piccole. E poi le arrotondiamo un pochettino con le mani. Queste sono le chicche di gnocchi. Quindi niente acqua nel latte dell'impasto? No, 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 né acqua né latte. Avete visto che le ho fatte solamente con patate e farina, né acqua né latte. E queste sono le chicche. Mettiamo un po'. Dove è andata la semola rimacinata? È andata là. Vabbè, mettiamo un po' di farina. Possiamo farlo sia da questa parte. Si vede? Sì. O da questa parte. La È la stessa cosa. alternativa di cioè così Sì, semplice. addirittura mia madre usava la grattugia del formaggio, quella in acciaio. Si può utilizzare pure quella. Saluto e ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, fate gli gnocchi per Pasqua. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.